La Master nasce nel 2010 con l'obiettivo di creare un percorso formativo esclusivo e di qualità. Ne è derivata una didattica fatta di vere lezioni, che ha saputo unire la qualità e la professionalità musicale ed artistica di Christian Mayer con la continuità temporale dello studio. Christian cura direttamente la programmazione annuale e i materiali didattici. Le lezioni si strutturano su tre diversi indirizzi di studio, jazz, etno e recording, e si svolgono in piccole classi di allievi, caratteristica questa particolarmente unica, che consente di curare lo studio e la tecnica di ogni singolo allievo. Tra un incontro e l'altro sono previste lezioni intermedie con il maestro Alessio Boncompagni, con l'obiettivo di seguire lo studio e la buona preparazione agli incontri successivi, nei quali Christian verifica il miglioramento individuale dell'impostazione sullo strumento. La masterclass di batteria Lezioni con Christian Mayer è una delle poche opportunità, l'unica in Centro Italia, per studiare con continuità e serietà con Christian Mayer, fonte di nozioni e stimoli, artista dalle indiscutibili qualità professionali e musicali, oltre che umane e relazionali. Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46. Un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va? L'auto che comodità. Il suono per la TV è esattamente il mio core business. Le cose che faccio per MTV, quindi vi spiego un attimino quello che è un grosso evento televisivo, vi faccio vedere gli elementi, il palco, magari il retropalco e quello che viene fuori in diretta, un impianto audio da 170.000 watt, tre regie, 12 fonici, una situazione abbastanza improbabile, però perlomeno penso sia curioso capire come funziona. E James Taylor aveva la difficoltà di essere rotondi, di avere un bel timing che può essere difficile su un duetto. Vediamo. Passione accesa da ragazzino, da un ambiente familiare molto musicale, avevo papà che suonava la tromba in un gruppo di jazz, quindi ascoltavo dischi da ragazzino e mi sono appassionato alla musica e poi in un secondo momento alla batteria, e la batteria mi ha trascinato, quindi qualsiasi cosa legata alla batteria e alla musica oggi non mi costa niente. No, perché sono in mezzo a un seminario e ti chiamiamo per un'informazione. Stiamo tirando giù Fiume Sand Creek di Fabrizio. Ecco, sono tutti qua che ti guardano, che ascoltano, diciamo, ti sei materializzato tridimensionalmente qui con noi ed è un super piacere. Stupendo. Vai. Allora, guarda, il colpo di cassa, c'è un colpo di cassa solo che hai dato sul primo. Tum, tin, tum, cum, così. Cioè sarebbe cassa, tu. E poi tom, i tom primo, secondo e timpano. Tum, tin, tin, tum. Pum, tu, ti, tu, tu, pum, così è? Ho capito. Fantastico, possiamo fare un saluto tutti insieme a Elena. Una cosa che a me piace fare con i ragazzi è
parlare di due o tre argomenti e lavorarci bene sopra. Lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questo è un amore di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Ho Messico in nuvole, la faccia triste dell'America. Beh, abbiamo scelto dei brani che loro non sanno suonare apposta, eh. Se uno è bravo magari a fare un brano di Police, magari non è bravo a fare un pezzo di Paolo Conte, e noi facciamo suonare il pezzo di Paolo Conte per metterli nella vera situazione televisiva. Gli alberi, la felicità che fa morire a vent'anni, anche se vivi fino a cento. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane, un bacio non dato. Oh, cosa sarà? Sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale. Un generale di vent'anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sempi. We're all where we were.
Va bene, finale. Finale perfetto sia nella prima versione che nella seconda.